Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Questo è il magazine del Corriere della Sera di odierno, di giovedì 27 marzo 2008. Qua c'è la pagina Giro di Vite, di cui è titolare il giornalista Aldo Grasso, un insigne critico televisivo e cinematografico, una persona molto colta, molto gentile, che esamina gli andamenti degli share televisivi e fa i suoi commenti anche sullo stesso Corriere della Sera. Oggi Aldo Grasso ha analizzato la strana situazione per cui la senatrice di Forza Italia Maria Burani Procaccini non è stata ricandidata dal Partito delle Libertà, non è stata ricandidata al Parlamento, perché a lei è stato preferito Ciarrapico. Ora, il commento di Aldo Grasso avrebbe dovuto limitarsi al momento presente, cioè illustrare solo esclusivamente la stranezza per cui a questa valida senatrice, che aveva già portato avanti un lavoro molto interessante, si è stato sostituito l'editore Ciarrapico. Ma cosa ha fatto Aldo Grasso? Ha fatto un passo che forse non doveva fare. E non c'è da meravigliarsi di questo, perché Aldo Grasso vive di più nella dimensione del presente, in una dimensione, diciamo, con gergo aulico, sincronica, sociologica. E probabilmente non si trova a proprio agio nella dimensione storica, diacronica. Anche se qua egli fa dei riferimenti ad Aristotele, a Nietzsche, a Machiavelli, però si vede che non ha dimestichezza con la storia, perché egli si fa la domanda: ma cos'è, che cos'è oggi la politica? Punto di domanda, ma che cos'è? Come dire, oggi non c'è più religione, non c'è più religione. Ma che cos'è oggi la politica? È ancora quel ramo della scienza delle questioni civili che si occupa del buon governo e degli affari dello Stato? Punto di domanda, e risponde: temo di no. Sono anzi convinto che la politica sia ormai un genere drammaturgico, uno dei più importanti, ecco, è caduto nel presente, siccome egli si interessa di drammaturgia, di cinematografia, di televisione, riporta tutto al presente, inquadra tutto nella categoria che lo domina, della manifestazione cinematografica e televisiva, teatrale, che è il suo mestiere. Questa domanda, ma che cos'è oggi la politica? Come dire che oggi la politica è una cosa bassa, scaduta, e che una volta era una cosa bella. È sempre il famoso miraggio della mitica età dell'oro. Una volta sì che le cose andavano bene, oggi non vanno bene. Ma come? Ma come? Andavano forse bene le cose nella Roma antica, nella Roma repubblicana, con le battaglie tremende tra patrizi e plebei,
Andavano forse bene le cose nella Roma della tarda Repubblica con le guerre civili che sconquassarono la Repubblica per circa 100 anni? Andavano forse bene le cose ad Atene con le guerre anche lì tra i ricchi e i poveri? Ma quando mai noi siamo vissuti in un'epoca felice? È un sogno, è un sogno. E in questo sogno però non cade chi conosce la storia, perché chi conosce la storia lo sa che c'è tutta una ripetizione e che coloro che si lamentano, coloro che dicono ah, non c'è più religione, vuol dire che non conoscono la storia. Allora, Aldo Grasso è un ottimo critico televisivo, cinematografico, teatrale, ma è bene che si fermi al suo campo. Qua poteva fare un ottimo articolo fermandosi alla dimensione del presente, senza tirare in ballo il passato, perché si vede che con il passato non ha dimestichezza. Cari amici, Serafino Massoni ha fatto la sua chiacchierata, vi saluta caramente e vi dà appuntamento per il prossimo video.